Insomma, questa poetessa dal nome impronunciabile, no? Szymborska, polacca, Wisława Szymborska. A me personalmente mi è sempre venuta in soccorso nei momenti più difficili, anche nei momenti più facili, ma soprattutto quando proprio le cose sembrano essere complicate o insomma, ti stai perdendo, i suoi versi arrivano in soccorso. E in questo momento è quello che io consiglierei a chi si sente totalmente sull'orlo del baratro, cioè non riuscirò a pagare questo mutuo, il lavoro, questa dannata crisi che sembra svuotarci dentro. Perché? Perché le sue poesie sono poesie che hanno una semplicità incredibile. Chi non ha mai letto poesie o non gli piacciono poesie, insomma, si trova tra le sue pagine assolutamente a suo agio. Su questo do la mia parola d'onore, che è così. È una poetessa che rimette al mondo le parole, le rigenera, le ricostruisce. Tu, nei suoi versi, incontri tutte parole che già conosci, sensazioni che hai provato, ambienti che hai visto mille volte, solo che come fa Mozart con la sua musica, te la leggi sul pentagramma, ti sembra tutto lineare, poi l'ascolti ed è l'universo. Ha la stessa potenza questa poetessa. Una poetessa che durante il suo discorso al Nobel, ha vinto il Nobel nel 96, divenne nota, famosa per questo, fa un discorso bellissimo. Dice innanzitutto essere poeti è un po' imbarazzante, infatti nessuno, anche di poeti affermati con profonde bibliografie, si dichiara poeta, preferisce dire sono insegnante, sono professore, sono giornalista, sono scrittore perché la prosa sembra più seria, la poesia in fondo è un po' imbarazzante, come una perversione. Lei stessa dice, quindi quando ha vinto il premio Nobel per la letteratura, per le sue poesie, era imbarazzata, ma la cosa più importante di quel discorso che dice, io non sono riuscita mai a dare risposte, mai. Nelle mie poesie io provo a declinare in mille modi il non so per lei è il percorso. Quando arrivi a dire so, ti stai fermando. E quindi la poesia inizia a essere come un'interlocuzione continua, un risvegliare la curiosità, un cercare di separare il grano dalla feccia, il dolore dal non dolore, insomma, soppesare, capire. Scrive una poesia sull'11 settembre e quello che può fare la poesia, le dice, a volte, è fermare un momento e cercare di dargli una sorta di immortalità o percepire l'immortalità di quel momento. Ha questa capacità quasi timida di ricostruire quello che ti sembrava dato per scontato. Per esempio l'anima, che è la cosa su cui spesso si riflette, o su cui tutti i poeti hanno detto la loro, su cui le religioni dicono la loro, su cui non si smette mai di discutere se c'è, se non c'è. Ebbene, nei suoi versi, l'anima, per esempio, è qualcosa che appare e scompare. Quando vai dal macellaio non c'hai l'anima. Oppure quando soffri, stai male, scappa quest'anima. L'anima, per questa poetessa, è qualcosa che c'è, è come se riempisse dei vuoti, ma è soprattutto una resistenza. Tutto quello che noi abbiamo dobbiamo ridarlo. Dobbiamo ridare le dita, dobbiamo ridare i vestiti, no? La vita è questo, tutto è in prestito, ma nel conto finale, non c'è l'anima, che è la resistenza alla morte. Lei, stiamo parlando di una poetessa timida, allegra, spesso lei diceva, le persone intorno a me mi descrivono come una donna un po' leggera, facile alla risata, al gioco, perché lei dice la melanconia me l'ho sempre tenuta per me. Non ho mai voluto far pesare e sembra quasi che la vita mi sia passata sulla testa come una farfalla, no? Non so perché ho deciso di scrivere. Certo, preferisco da qualche parte scrivere l'imbarazzo di scrivere poesie all'imbarazzo di non scrivere, ma per me scrivere poesie è come aggrapparmi a un corrimano. Le sue poesie a volte sembrano questo,
soprattutto quando lei descrive la quotidianità. Quante volte ci è capitato di trovarci a scrivere il curriculum? Un curriculum. Tu scrivi il tuo curriculum e dici: ma io questo sono, una pagina con questi quattro dati insopportabili, tante cose fatte nell'esistenza e solo questo mi resta. Lei scrive una poesia sul curriculum. Scrive una poesia descrivendo esattamente la sensazione terribile di scrivere spesso inutili curriculum dove la tua vita è sintetizzata in orri di codici. E la poesia si chiama proprio scrivere un curriculum. Che cosa è necessario? È necessario scrivere una domanda e alla domanda legare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto, il curriculum dovrebbe essere breve e d'obbligo concisione e selezione dei fatti, cambiare paesaggi in indirizzi e malcerti ricordi in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati. Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu, i viaggi solo se all'estero, l'appartenenza a un che ma senza perché, onorificenze senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi. Sorvola su cani, gatti e uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni. Meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto, meglio il numero di scarpa che non dove va, colui per cui ti scambiano. Aggiungi una foto con l'orecchio in vista. È la sua forma che conta, non ciò che sente. Cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta.